Cari quaddisti, buonasera. Eccoci, prima del raduno di Monte Campione sulla neve, siamo all'opera per testare vari particolari del nostro Triton Outback 4x4, 400. Ecco il nostro mezzo test e adesso vi mostriamo lo stato dell'ingranaggio del cambio. Abbiamo smontato prima di effettuare questo raduno, perché il mezzo ci ha portati nel nostro test long run per 1492 km, che potete vedere dal cruscotto. Un attimo, eccoci qua, non riuscite a vederle, 1482 km totali del mezzo. 1482 km usato esclusivamente in fuoristrada, ovviamente con tutte le cure, con i migliori oli. Test long run per verificare che realmente la qualità di produzione e di materiale del marchio Access, ricordiamo che il marchio Access in Italia viene importato come Triton, ma il produttore è Access, e Triton, azienda K2L, garantisce la reperibilità dei pezzi di ricambio per tutti gli utenti amanti del marchio Access. Triton 400 4x4 Outback, il primo mezzo 4x4 dell'Access, veramente qualcosa di ben riuscito. Una titubanza dell'utenza potrebbe essere appunto il selettore delle marce con il 4x4, quindi con uno sforzo eccessivo da reggere per quanto riguarda le trasmissioni cardaniche, ovviamente il selettore delle marce, che ricordiamo è il cambio dei Continuous Variable Transmission, detti CVT comunemente a variatore, che deve sopportare l'aderenza delle quattro ruote. Quindi, cosa abbiamo fatto? 1492 km, signori, prima del raduno del Monte Campione, smontiamo il selettore delle marce, apriamo la scatola a cambio di un mezzo a variatori. Stiamo parlando dell'Access, ma vi ricordiamo che in ogni caso qualsiasi scatola a cambio, che sia giapponese, americana, canadese, taiwanese o quant'altro, il resto bene o male ha le stesse caratteristiche. Quindi la scatola a cambio è alloggiata sulla puleggia secondaria del variatore, quindi l'albero primario che avete visto nella scatola a cambio è dall'altra parte del carter, alloggia la puleggia secondaria del variatore. Passiamo adesso alla vista della nostra scatola a cambio, quindi del nostro selettore. Questa simpatica lucina, vedete, spettacolare, acquistabile col catalogo Reaction, giusto per vendervi qualcosa. Vi consente di vedere, e avendo un magnete può essere posizionata sulla morsa o sul telaio del mezzo, garantendovi, anche se operate da soli, la possibilità di illuminare quello che desiderate e mantenere invariata la luce nonostante voi abbiate le mani impegnate. Allora, una volta smontato lo selettore del cambio, in qualsiasi mezzo l'utente si troverà a una grossa problematica. Vediamo, questo grosso cilindrotto si chiama desmo del cambio, cioè è il cilindro che guida le forcine del cambio, le due forcine del cambio, eccole qua, le due forcine del cambio che permettono con il loro spostamento sull'asse di inserire le ridotte, le veloci, il folle neutral o la retromarcia. Questo avviene tramite, muoviamo, tramite questi innesti, che permettono la variazione di trasmissione su ovviamente l'altro albero che avete visto essere inserito sull'altra scatola cambio. Una volta, quando voi aprite la scatola selettore, ovviamente questi alberi possono restare alloggiati sia nella scatola cambio, nel carter selettore che rimane sul mezzo, ossia sul carter selettore, perché come vedete abbiamo una pinza. Come vedete, entrambi i carter hanno gli alloggiamenti per i cuscinetti. Nel caso dell'Access, vi ricordiamo che avete un cuscinetto a rulli liberi, mentre tutti gli altri cuscinetti sono cuscinetti normali, che quindi solidali girano insieme all'albero. Il cuscinetto a
rulli liberi, che è posizionato sull'altro selettore, ha ovviamente la gabbia esterna che non gira insieme ai rulli, e quindi questo rasamento, l'unico rasamento che voi trovate nell'Alchester 400, va posizionato sull'albero che si inserisce nella gabbia rulli liberi. Comunque è l'alloggiamento inferiore, ma lo vedete subito perché è molto differente dai cuscinetti. La gabbia rulli liberi permette di occupare uno spazio addirittura inferiore al cerchio interno di un cuscinetto, e quindi può utilizzare uno spazio molto ridotto, perché vediamo che questo grosso ingranaggio ha impedito in questo caso di utilizzare un cuscinetto in battuta normale. Allora, eccoci qua, aprite la scatola del cambio, morsa girevole fondamentale, e vi trovate al desmo del cambio. Il desmo del cambio nel caso dell'Access solitamente resta sul carter attaccato al motore. Per poterlo poi richiudere è ovvio che si perde l'allineamento tra il comando della leva a cambio che voi avete sui CVT, che comanda il desmo con questi piccoli ingranaggini, li vedete, e le forcine del cambio. Le forcine del cambio sono guidate tramite queste scanalature che vedete vanno avanti e indietro sul cambio. Quindi una volta che smontate, voi avete l'esigenza di riallineare perfettamente le forcine del cambio, il desmo del cambio sul movimento per l'innesto delle marce, con l'escursione fissa della leva legata al comando marcia. Su qualsiasi mezzo voi avete l'escursione della leva del comando marcia, che ovviamente deve coprire con il suo, vi faccio vedere esattamente, non è proprio un ingranaggio completo, è un 25% di giro, quindi un 45 gradi, 20% di giro, un 45 gradi, con i suoi denti che fanno girare il desmo del cambio. Ve ne mostriamo adesso il funzionamento. Come vedete, girando, lui va a girare l'allineamento con le forcine del cambio, che si sono in questo caso spostate, spero che abbiate notato, fino a quando non raggiunge la battuta finale. Come potete vedere, le forcine in alloggiamento sono andate fino al fondo corsa. A questo punto siamo sicuri che l'allineamento riesca a portare il desmo fino in fondo corsa. Adesso facciamo un'altra prova ulteriore. Ricordatevi di girare sempre anche gli ingranaggi, vedete se avete notato come si muovono, per vedere se riusciamo ad arrivare fino al fondo corsa. Adesso ve la mostriamo dall'altra parte qua, in modo da farvi rendere conto quanto il movimento del desmo del cambio, gli alberi ovviamente non sono guidati dall'altra parte, quindi è tutto un po' problematico, quanto il movimento del desmo del cambio consenta il movimento di tutti gli ingranaggi del cambio. Siamo per inserire la retromarcia. La retromarcia è ovviamente un po' ostica da entrare, ma ecco, è entrata. Infatti vedete che è andato in fondo corsa anche in questo caso, è andato in fondo corsa, e la guida del desmo del cambio, delle canali del desmo del cambio, ha portato i perni delle forcine completamente al fondo corsa, mantenendo l'escursione massima garantita dalla leva. A questo punto, con tutti gli alberi del selettore montati sul carter esterno, voi sarete in grado di richiudere il cambio. Ricordatevi, quando andrete a richiudere il cambio, che fondamentalmente il pignone conico, perché non hanno le corone coniche, hanno semplicemente due pignoni conici di aggancio sull'albero di trasmissione primario interno al motore, può darsi che non si trovi con i denti. Quindi dovrete muovere un filino le ruote per trovare un allineamento perfetto, e dovrete anche muovere l'ingranaggio della puleggia del variatore per evitare che i denti non si trovino contrapposti e che quindi non possano calzare. Signori, una chicca tecnica, e comunque per coloro di voi che non sono abituati alla meccanica, signori, questo è bene o male il selettore di marce che vi porta in giro con i vostri ATV. Per qualsiasi mezzo e per qualsiasi marca, guardate che la meccanica di un selettore di marce è
bene o male, è esattamente la stessa con esattamente gli stessi componenti. Signori, da Codisti.it, dal Fero, ciò che vi faccio vedere la mia faccina che non ve la faccio vedere mai, ma che pilotino ho preparato a tosto, dalla squadra corse Codisti.it, Triton, Access 4x4, Outback 400, un piccolo articolo tecnico su come rimontare la scatola del cambio, cioè il selettore del vostro CVT. Signori, grazie per l'attenzione, un saluto dal Fero. Stop!